Ciao a tutti ragazzi, sono Sizzo Magic e in questo video vi mostrerò come realizzare al meglio delle ottime riprese. Ora effettueremo alcune tipologie di riprese. Partiamo dal campo largo. Come potete notare, la ripresa è abbastanza ampia. Se usiamo un obiettivo grandangolare riusciremo anche a coprire i 180 gradi. Passiamo ad un primo piano. Il primo piano si può fare centrato o decentrato. Io preferisco quello decentrato perché lo rende più cinematografico. C'è da non confondere il primo piano con il primissimo piano. Ora vi farò vedere un filmato che ho girato in esterna dove vi spiego nei dettagli alcune tipologie di riprese, come ad esempio il campo, il controcampo, lo scavalcamento di campo e la direzione dell'azione. Se dobbiamo realizzare delle riprese ben stabilizzate, io consiglio un aggeggio così, una Sturdicam, e vengono delle ottime riprese, vi faccio vedere. Ricercate il vostro stile di ripresa, sperimentate con le varie tecniche e createvi il vostro stile. Se decidete di girare un video abbastanza complesso dove ci sono tante riprese da fare, ricordatevi che la luce non deve mai cambiare, nel senso che se girerete questo video in giornate diverse, ricordatevi di effettuare delle angolazioni giuste per riprendere la luce che c'è stata nel primo chuck. E ricordatevi anche che non dovete cambiare gli abiti, sennò poi si vede che sono state girate queste riprese in giornate diverse. Non tralasciate questi semplici particolari perché possono sembrare banali, ma sono, diciamo, fondamentali. Tre cose da fare. Usate un supporto o un cavalletto, dipende tutto dalla ripresa che dovete andare ad effettuare. La messa a fuoco, non dimenticatela. Poi dipende sempre dalla tipologia di video che dovete andare a girare, perché o utilizzate la macchina in manuale oppure la potete mettere anche in automatico, così non avete problemi. Se decidete di fare delle riprese a mano libera, un mio consiglio è quello di, prima di premere il REC, trattenere un respiro. Tre cose da non fare: agitarsi ed improvvisare. Non confondete le varie tecniche di ripresa. Non accontentatevi della prima ripresa. Se vedete che vi è venuta male, rifatela. Spero di esservi stato d'aiuto. Se avete qualcosa da chiedermi, mandatemi un messaggio, lasciatemi un commento e cercherò di rispondere a tutti. Ciao!